Questo servizio è offerto da Sicula Trasporti, dal 1977, tecnologia ed ambiente. Decimo appuntamento stagionale, prima contro seconda, Sicula Leonzio, Rocca di Caprileone, la storia calcistica e la grande voglia di fare bene dei bianconeri al cospetto della rivelazione Rocca di Caprileone che, occhi aperti, sogna di sedersi al tavolo delle grandi d'eccellenza. Un doveroso e sentito omaggio però al ricordo di Roberto Zacco, che prematuramente è scomparso in settimana, un amico fraterno del popolo lentinese bianconero che dallassù gioirà assieme alla curva del comando bianconero, compagno di avventura delle tante trasferte. La grande pioggia caduta però nel weekend impedisce la disputa del match, campo impregnato d'acqua ma complessivamente sufficiente. Secondo il direttore di gara Cavaliere Di Paola, coadiuvato dagli assistenti Picciolo e Palla, non ci sono gli estremi per garantire la disputa del match, che sarà recuperato verosimilmente nel mese di novembre. Sentiamo il patron della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi, come commenta la mancata disputa del match. Stamattina non credevo che aveva passato la notte tranquillamente, con tutto quello che c'è stato tra Catania e Lentini, quella bufera che c'è stata stanotte, mi aspettavo un campo nettamente peggiore. Poi prima delle 11:30, infatti, eravamo molto fiduciosi, abbiamo fatto il cambio, poi squadrato, poi purtroppo da luna in poi è ritornato un acquazzone, il campo nuovamente si è ribagnato in maniera molto molto pesante, quindi l'arbitro ha preferito non rischiare, non far iniziare la partita. Però quello che possiamo dire è che il drenaggio ha funzionato, però certo, quando anche l'acqua che deve arrivare arriva in maniera pesantemente, poi neanche i migliori lavori possono servire. Allora, il tour de force è sicuramente invece quello a cui si appresta la Sicula Leonzio, che andrà mercoledì al Dal Contres per il primo atto dei quarti di finale di Coppa Italia. Dopodiché ci sarà il Giarre in un campo ancora che sappiamo non sarà il regionale di Giarre, appunto, sarà probabilmente Castiglione di Sicilia o addirittura anche il Bacigalupo di Taormina, e poi ci sarà ancora probabilmente Rocca di Caprileone, poi il Via Grande, quindi un tour de force, un mese di novembre particolarmente intenso. No, sì, avremo, come hai detto tu, a parte domenica, il Giarre gioca sabato, sicuramente giocherà di domenica perché arriva la Leonzio, cambiano campo, non so per quale motivo, però cambieranno campo e andremo domenica, ancora non sappiamo, effettivamente mi auguro il prima possibile perché ci bisogna organizzarsi le trasferte. Mi auguro che la società del Giarre ci comunichi tempestivamente la location anche per i ristoranti, per tutto, per organizzare la trasferta, perché tra Giarre con Castiglione e Taormina cambia tantissimo anche per noi, quindi questo qua. Poi sì, dovremmo avere come si chiama, il Rocco di Caprileone nuovamente in casa qui durante la settimana, perché in base al comunicato che leggiamo la federazione è molto ferrea su questi recuperi, quindi ci aspettiamo sicuramente già subito il mercoledì di recuperare quella partita. Poi domenica abbiamo il Via Grande, ritorniamo il mercoledì qua in casa contro il ritorno di Ligia Virtus in Coppa Italia, e poi nuovamente domenica abbiamo il Rosolini, quindi un tour de force che ci vedrà sempre protagonisti al Lancino Nobile. Voglio dire soltanto una cosa per tutti quanti i tifosi, che la società ad oggi ha completato tutti i lavori che bisognava andare a fare sulla tribuna A. Oggi la tribuna A era chiusa soltanto per qualche cavillo burocratico riguardante qualche certificato che va a mancare, ma quello che era in possesso nostro abbiamo fatto tutto. Oggi eravamo operativi per poter giocare la partita e far accogliere i nostri tifosi in tribuna, quindi questo lo volevo precisare, lo volevo sottolineare. Poi ribadisco, per alcuni cavilli burocratici non è stato così, però lavoriamo sicuramente per la prossima settimana per avere la tribuna agibile, andiamo avanti.